Tragedia sfiorata questa mattina a Pesaro in piazzale Matteotti. Una studentessa minorenne del liceo Mamiani è precipitata da una finestra del secondo piano dell'istituto scolastico in via Gramsci dopo le 10 durante l'ora di ricreazione. Un volo di oltre 6 metri che poteva avere conseguenze ben più drammatiche di quelle occorse. La ragazza è atterrata braccia avanti su una siepe proprio sotto la finestra che ha fatto da ammortizzatore ed evitato così il peggio. L'ho vista volare con le braccia aperte e precipitare a terra con un grande urlo. Appunto. E non ha detto nient'altro dopo una volta che era a terra? Gridava evidentemente dal dolore, la bocca arrabbiata, viva. Cascata di piedi o? Cascata in avanti. In avanti. Cascata in avanti. Qualcuno gli ha soccorso subito? Io sono corsa, poi c'era un'altra donna che fortunatamente faceva l'infermiera e ha chiamato il 118. I sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove la ragazza è stata portata, definiscono le sue condizioni buone e non in pericolo di vita. Dopo il volo dalla finestra, attorno alla studentessa si è formato un capannello di gente e che le ha prestato subito soccorso, compresa un'infermiera che si trovava a passare di lì, proprio come le tantissime altre persone che hanno assistito all'accaduto. La finestra ad angolo si affaccia su un luogo di grande transito, sia pedonale che di auto. Siamo a pochi passi dal Salotto Buono di Pesaro. Oltre ai sanitari arrivati rapidamente, in piazzale Matteotti sono arrivate anche una squadra dei vigili del fuoco e gli uomini della questura che ora indagano sulle cause dell'accaduto, assieme ai colleghi della scientifica che hanno fatto rilievi sul luogo dell'impatto. Tanto sgomento per la tragedia sfiorata tra compagni di scuola e docenti, ma nessun commento sull'accaduto, almeno fino a quando non si sarà fatta luce su quanto avvenuto.